In un bassorilievo del tempio di Medinet-Abu, costruito dal faraone Ramses III nel 1190 a.C., siamo nell'antico Egitto, ci sono incisi uomini che si affrontano, equipaggiati con un'arma bianca, protezioni per il viso, collo e orecchie. Il vincitore esulta con questa specie di spada in mano salutando il faraone e uno scriba annota i fatti su un papiro. Questa è la più antica rappresentazione, di cui si abbia conoscenza, di un torneo di scherma. Io sono Luca Pelosi e questi sono gli Olympic Days. Il torneo di scherma di Parigi 2024 inizia il 27 luglio. Ci sarà anche l'Egitto, quello moderno, con un CT italiano, Sandro Cuomo, oro olimpico di spada ad Atlanta 96. Non sfiderà il figlio Valerio, perché Valerio, pur essendo campione italiano, non è stato convocato. Soltanto 5 sport sono sempre stati presenti alle Olimpiadi moderne dal 1896: atletica, ciclismo, ginnastica, nuoto e appunto scherma. Noi ci siamo affezionati perché è lo sport che ha portato più medaglie all'Italia, 130. L'Italia è la nazione che ha vinto più medaglie di tutti, seguita dalla Francia che ne ha 123. Lo schermidore più medagliato è Edoardo Mangiarotti, con 13 medaglie, 6 ori, 5 argenti, 2 bronzi, ed è anche l'italiano più medagliato in assoluto, mentre l'ungherese Aldar Jerevic ha il record di vittorie con 7 medaglie d'oro. Nella scherma si usano fioretto, spada e sciabola. Nel fioretto solo la punta della lama può andare a segno e il bersaglio valido è il busto. Anche nella spada solo la punta va a segno, ma il bersaglio è l'intero corpo. Nella sciabola può andare a segno l'intera lama, mentre l'area bersaglio è costituita dalla metà superiore del corpo, compresa la maschera e la pettorina del collo. Assegnare le stoccate a occhio nudo è praticamente impossibile, lo si fa con l'apparato elettronico. Quando l'atleta viene toccato, scatta la luce, che è rossa o verde, a seconda di quale dei due contendenti è stato colpito. Poi ci sono anche altre differenze, ad esempio, in caso di colpo simultaneo, per fioretto e sciabola vale il diritto di precedenza, nel senso che l'arbitro assegna il punto a chi ha iniziato l'attacco per primo. La regola non vale nella spada, dove si assegna il punto ad entrambi, tranne che se si tratti del punto decisivo. I colpi fuori bersaglio non interrompono mai l'assalto, tranne che nel fioretto. L'assalto si divide in 3 tempi da 3 minuti. Vince chi arriva a 15 o chi è in vantaggio alla fine dei 3 tempi. Nelle prove a squadre, ognuno degli assalti termina il raggiungimento da parte di chi è in vantaggio di un punteggio multiplo di 5, quindi a 5, a 10, a 15 o così via, e vince l'incontro la prima squadra che ottiene 45 punti. In 128 anni di Olimpiadi moderne, è facile immaginarlo, la scherma ci ha regalato tante storie e tanti personaggi. Una che si ricorda poco è quella di Helene Mayer, fiorettista tedesca, oro a 17 anni ad Amsterdam 1928, atleta di origine ebrea. Nel 32 a Los Angeles arriva quinta e si ferma in California per studiare. Torna, scopre che al potere c'è Hitler e che in quanto ebrea lei non può allenarsi in alcun posto. Torna negli Stati Uniti. Poi nel 35 ecco le leggi di Norimberga e lei viene catalogata come tedesca di sangue misto, così si vede togliere parte dei diritti di cittadinanza. Proprio in quel periodo inizia un movimento internazionale teso a voler boicottare i giochi nazisti. Il boicottaggio più temuto dalla Germania è quello degli Stati Uniti. Così, quando il Comitato Olimpico statunitense va a Berlino, dai muri della città vengono fatti sparire tutti i manifesti antisemiti. E più o meno in quei giorni, a sorpresa, Helene Mayer viene convocata. Lei accetta, altrettanto a sorpresa. Non sarà certo l'unica ebrea a partecipare, ma è la più famosa. E questo, anche questo, convince gli Stati Uniti a non boicottare i giochi, dove peraltro lei sarà argento. Poi Helene torna negli Stati Uniti, prende la cittadinanza americana, rientra in Germania nel 52 e un anno dopo muore per un tumore. Ci sono tante teorie sul perché abbia accettato di andare ai giochi e chissà qual è quella valida. Una cosa è certa: senza di lei, a Berlino non ci sarebbero stati gli Stati Uniti. Quindi non ci sarebbe stato Jesse Owens e quindi non ci sarebbe stato tutto il suo messaggio antinazista e antirazzista. Il boicottaggio, alla fine, è sempre sbagliato. Il posto giusto, per dire le cose giuste, sono le Olimpiadi, non è l'assenza dalle Olimpiadi. Un anno dopo, nel 37, a Budapest, nasce Idiko Reito. Nasce sorda, ma inizia a imparare la scherma studiando le regole su un foglio di carta e a 14 anni comincia a praticarla.
Nonostante la disabilità, avrebbe poi partecipato a 5 edizioni dei giochi, vincendo 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Inoltre, detentrice di un record unico, ha vinto medaglie con 3 cognomi diversi. Il primo da nubile, il secondo dal primo matrimonio, il terzo dal secondo matrimonio. Il nome completo è Ildiko Reito Uliaki Sagi. Un altro ungherese, lo sciaboratore Aaron Slizagi, a Tokyo è diventato il primo uomo in grado di vincere 3 ori consecutivi. Prima di lui c'era riuscita solo Valentina Vezzali nel fioretto tra il 2000 e il 2008. Ma è fin dall'inizio dei giochi che nella scherma si intrecciano storie, oltre che lame, tra Italia e Ungheria. Il primo oro italiano nella scherma l'ha vinto Antonio Conte, non un allenatore di calcio ma un maestro di scherma, nel 1900 a Parigi. Ha battuto in finale Italo Santelli, che però vive a Budapest. Per tanti anni però quelle medaglie sono sparite dai documenti del CONI, uno dei pochi casi di nazione che si toglie le medaglie da sola. La scusa è che entrambi erano professionisti, ma non reggeva, perché la scherma per maestri era l'unico sport per professionisti tollerato da De Coubertin, perché riteneva la scherma un'arte talmente nobile che non poteva essere sporcata dal vile denaro. Per capire il vero motivo di questa damnatio memorie bisogna andare sempre a Parigi, ma nel 1924. Pour écrire une nouvelle page de leur histoire et ce 30 ans après leur renaissance, les jeux ont une nouvelle fois choisi Paris. Nel 24 l'Italia è reduce da una edizione trionfale, quella di Anversa, con 5 ori vinti dal livornese Nedo Nadi, record mai più battuto. Lui poi vince in tutte e 3 le armi, un caso unico. È figlio di un maestro d'armi, Beppe, che ha ben istruito anche il figlio Aldo. In 2 ad Anversa fanno 8 ori e un argento, mai nessuna famiglia ha vinto così tante medaglie in una edizione. Ma restiamo a Parigi, sempre con la scuola livornese. Stavolta in squadra ci sono Oreste Puliti e Aldo Boni. I francesi sono i più agguerriti e nella pool finale del fioretto a squadre la Francia sta vincendo 3-1 quando si affrontano Aldo Boni e Lucien Godin. Oh, Lucien Godin è un altro personaggio niente male. Quando si firma scrive Lucien Godin, fuori classe. Si veste di nero quando tira di sciabola e di bianco quando tira di fioretto perché vuole farsi chiamare o diavolo nero o diavolo bianco. È il principale rivale della famiglia Nadi. Nel 22 ha sfidato e battuto Aldo Nadi alla Cirque de Paris davanti a 7.000 persone. Nel 1928 avrebbe poi vinto 2 ori e un argento, che però è il suo grande cruccio perché in realtà era un oro perso nella spada a squadre contro l'Italia, dove c'era un suo quasi omonimo, Giulio Gaudini, con tanto di rissa finale. Ma abbiamo divagato ancora, dobbiamo tornare a Parigi. Nel 1924. Si affrontano Italia e Francia e durante la sfida tra Aldo Boni e Lucien Godin un giudice ungherese, Kovacs, assegna un punto molto discutibile al francese. Aldo Boni impreca e viene sanzionato. Il fatto è che il giudice è ungherese e ha chiesto di farsi tradurre l'imprecazione, che in realtà era un insulto, a Italo Santelli, proprio lui, l'argento del 1900, che allena l'Ungheria e che ha un figlio, Giorgio, nato a Budapest ma che ad Anversa ha gareggiato e vinto per l'Italia. Dopo la sanzione Aldo Nadi impreca ancora di più e l'Italia si ritira. Le cronache italiane si riempiono di accuse al traditore della patria Santelli, che quando rientra viene preso a schiaffi dal maestro d'arme Bruno Colombetti e quando legge cosa ha scritto su di lui la Gazzetta dello Sport sfida a duello il direttore Adolfo Cotronei. Il direttore accetta. Intanto scatta la dannatio memoria per il suo argento di Parigi 1900 e quindi anche per l'oro di Antonio Conte, vinto in quella gara che il CONI all'improvviso decide di non riconoscere più come olimpica. Attenzione però, i duelli sono 2. Nel frattempo a Parigi le cose mica erano finite con il ritiro della squadra, perché c'era anche la prova individuale. Ci sono 4 italiani che vengono messi tutti nello stesso gruppo affinché ne possa andare avanti solo uno. Allora in tutta risposta l'Italia decide di far andare avanti Oreste Puliti lasciandolo vincere contro tutti gli altri. Il giudice Kovacs, sempre lui, sporge reclamo che viene accolto. Volano altri insulti, altre traduzioni di Santelli, e si finisce con Puliti che prima schiaffeggia Kovacs e poi, tanto per restare in tema, lo sfida a duello. Praticamente siamo arrivati quasi ai livelli di un romanzo di cappa e spada.
Italo Santelli ha 58 anni, si rende conto che il duello può essere un azzardo e chiede al figlio Giorgio di sostituirlo. Secondo le regole della tenzone cavalleresca si può fare. Giorgio lo fa e addirittura colpisce più volte il giornalista e arriva a ledergli un nervo, cosa che richiede 12 punti di sutura sotto l'occhio. I due si rincontreranno poi a Los Angeles nel 32 e Cotronei addirittura ringrazierà Santelli per quel colpo perché gli ha dato la scusa per poter portare il monocolo. Puliti e Kovacs invece si danno appuntamento al confine tra Ungheria e Austria. Il duello è lungo, quasi leggendario. Alcuni sostengono sia durato 90 minuti, altri 60. Kovacs viene colpito almeno 4 volte, ma mai ferito gravemente. Alla fine i due si danno la mano. È stato un modo civile di risolvere la questione, dirà poi Santelli. Cose di un'altra epoca, ma valide per quell'epoca. Epoca che forse si chiude quando, un po' di tempo dopo, si sfidano Edoardo Mangiarotti e Aldo Nadi, che sosteneva la superiorità del fratello Nedo su Edoardo. Aldo propose di fare il duello con la pistola. Edoardo rifiutò. E allora ci vengono in mente le parole del giornalista spagnolo Arturo Pérez Revert. La pistola non è un'arma, ma un trucco volgare. Se sono disposti a uccidersi, gli uomini lo devono fare faccia a faccia, non da lontano come infami delinquenti da strada. L'arma bianca possiede un'etica che manca a tutte le altre. E, se mi è concesso, direi addirittura una mistica. La scherma è la disciplina mistica del vero cavaliere. Olympic Days è un podcast scritto, letto e montato da Luca Pelosi, cioè da me. E vi chiedo solo una cosa, se vi piace, ascoltatelo e condividetelo.